Una legge di bilancio che non va, colpisce i più poveri, accresce la precarietà, premia gli evasori e aumenta l'iniquità fiscale. Ecco perché il 15 si scende in piazza. Giuseppe Santarelli, segretario generale CGIL Marche, ha rilanciato così l'ultimo scontro con il governo con la proclamazione di 4 ore di sciopero. Assieme alla UIL, nella nostra regione si sono svolte 5 manifestazioni, una per provincia. A Pesaro Urbino il sit-in è iniziato alle ore 13 di fronte alla riva colda di Vallefoglia. La mobilitazione nazionale, invece, è iniziata il 12 dicembre e proseguirà fino a domani in altre regioni italiane per manifestare contro la legge di bilancio del governo Meloni. Chiediamo una modifica del contenuto della manovra finanziaria, che è assolutamente insoddisfacente perché va nel verso esattamente opposto a quello di cui c'è bisogno per garantire un salario degno alle lavoratrici e ai lavoratori e una pensione degna ai pensionati. Chiediamo di intervenire a favore di un tipo di lavoro stabile. Invece la manovra investe sui voucher e quindi sul precariato, una manovra che invece di redistribuire la ricchezza utilizzando anche la leva fiscale aumenta alza il livello di tassazione al 15%, quindi va nel senso esattamente contrario a quello di cui c'è bisogno oggi, perché le famiglie italiane fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, c'è bisogno di dare soldi nelle buste paga e nelle pensioni degli italiani. Nel dettaglio, i sindacati chiedono di aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35.000 euro. Tra le richieste anche quelle di una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività, la tassazione degli extra profitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarietà, ma anche di cancellare la legge Fornero e di introdurre l'uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e povere ed infine l'uscita con 41 anni di contributi. Siamo qui e siamo andati in una zona industriale vicino ai lavoratori, non l'abbiamo fatto normalmente come si fa in piazza perché abbiamo cercato di essere vicino e farci vedere dai lavoratori anche se lo sciopero è di 4 ore, e siamo qui perché questo governo, come quello prima, diciamo che negli ultimi 20 anni hanno fatto tutto tranne che gli interessi di chi lavora, e quando c'è da andare a prendere vanno a prendere da chi ha una busta paga fissa e non può fare a meno. E poi questa è praticamente in sostanza tutto quello che dobbiamo rivendicare. Dovrebbero incominciare a guardare l'evasione fiscale e dovrebbero investire sulla scuola e su quello che dà dei diritti per il futuro, perché sennò andiamo indietro.